Prende la parola il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Siena, il professor Angelo Riccaboni. Autorità civili, militari e religiose, magnifici rettori, colleghe e colleghi, docenti, tecnici amministrativi, studentesse e studenti, signore e signori. La tradizionale cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico si pone quest'anno alla metà del mio mandato. Motivo di più questo per tracciare un provvisorio bilancio di quanto è stato fatto e di quanto rimane da fare, delle criticità e delle prospettive del nostro Ateneo. Effettuare un bilancio è sempre un po' come guardarsi allo specchio. Anche i filosofi antichi raccomandavano di specchiarsi. Solo contemplando la propria immagine, dicevano, si riesce a conoscere se stessi, a comprendere veramente chi si è. Ci sono tanti modi per specchiarsi e non tutti possono esserci d'aiuto. Per me lo specchio deve recuperare la sua funzione originaria, troppo spesso dimenticata, quella esplorativa. Lo specchio, infatti, nasce in primo luogo per assolvere la funzione di un vero e proprio strumento di conoscenza e di scoperta, che ci fa scorgere anche ciò che ci attende dietro un angolo che blocca il nostro sguardo, che ci permette di conoscere realisticamente chi e come siamo, ma che nello stesso tempo ci aiuta a proiettare ancora più avanti il nostro sguardo. Per impostare la riflessione sui 3 anni appena trascorsi, è necessario soffermarsi innanzitutto sulla situazione di partenza. L'Ateneo senese era sprofondato in un baratro, innanzitutto dal punto di vista finanziario, ma inevitabilmente anche sul piano della credibilità esterna. Non credo di svelare un segreto, ricordando che in quel periodo vi era una certa resistenza da parte dei rappresentanti delle istituzioni centrali persino a incontrare il rettore di un Ateneo così disastrato. Tutto il patrimonio di stima, autorevolezza, fiducia accumulato in poco meno di 800 anni sembrava perduto e per la seconda volta nella sua lunga storia Siena correva il rischio di rimanere senza università. Mentre la magistratura andava avanti nelle sue doverose inchieste in merito alle vicende finanziarie dello scorso decennio, approdate proprio in questi ultimi mesi nel processo nel quale, lo ricordo, l'Ateneo senese si è responsabilmente costituito parte civile, l'attuale dirigenza ha affrontato in maniera determinata le molteplici criticità della situazione finanziaria, con l'obiettivo dichiarato, innanzitutto, di portare in equilibrio la gestione corrente, nella consapevolezza che senza il perseguimento di tale obiettivo non ci sarebbe stato alcun futuro. Posso affermare, senza tema di smentita, che i risultati sono stati decisamente positivi. Il sospirato pareggio di bilancio sarebbe cosa già realizzata se nel frattempo non fossero subentrati ulteriori dolorosissimi tagli al fondo di finanziamento ordinario. Qui vedete le risultanze dal punto di vista della gestione caratteristica e dal punto di vista dei disavanzi di competenza al netto degli interventi straordinari. Credo che la pendenza di queste rette, di queste rappresentazioni, mostra molto chiaramente il lavoro che è stato fatto. Dicevo, sospirato pareggio sarebbe già realizzato se non fossero subentrati ulteriori dolorosissimi tagli al fondo di finanziamento ordinario, che è sempre opportuno ricordare, nel breve periodo che stiamo considerando, è sceso da 1 miliardo di euro per l'intero sistema universitario è sceso di 15 milioni di euro all'anno per il nostro Ateneo. Quindi cifre molto imponenti, 1 miliardo per il sistema, 15 milioni per noi. Oltre che rallentare il nostro risanamento, i recenti tagli dell'FFO stanno purtroppo inducendo pesanti criticità finanziarie in molteplici atenei. Questa è una rappresentazione molto chiara che esprime il fatto che nei paesi dell'Europa meridionale e dell'Est purtroppo ci sono stati dall'inizio della crisi delle riduzioni nei finanziamenti pubblici all'università oltre il 10%. Potete notare che si sta affermando un nuovo spread, lo spread fra i paesi del sud, dove c'è stata una riduzione di oltre il 10%, e i paesi del nord, dove invece addirittura c'è un aumento rispetto al 2008. Credo che questa cartina sia molto significativa di quello che sta succedendo.
Dal punto di vista dell'FFO, dicevo, c'è stata una riduzione molto forte che sta colpendo tutti quanti gli atenei. La nostra condizione, peraltro, sarebbe ancora più confortante se non vi influisse la pesante situazione debitoria ereditata. I mutui richiedono, infatti, un esborso annuo per capitale e interessi pari a circa 10 milioni di euro. Ciascun esercizio annuale sopporta, inoltre, il peso dello smaltimento di parte dei debiti operativi accesi negli anni più distanti. Il dover far fronte a tali gravami del passato ha causato inevitabilmente tensioni di liquidità, cui l'amministrazione in questi ultimi 3 anni ha saputo rispondere senza ricorrere all'anticipazione bancaria. Questo è un grande risultato di questi anni. Pur in assenza di proventi da dismissioni immobiliari, quindi come una famiglia non siamo mai andati sotto nel conto corrente. Tali tensioni sono acuite, ovviamente, dalla progressiva e marcata riduzione del fondo di finanziamento ordinario, ma anche da inopinati ritardi nei trasferimenti dovuti agli atenei da istituzioni e amministrazioni pubbliche. Giusto per dare un riferimento, basti pensare che i trasferimenti dovuti per il 2013, dovuti e non ancora ricevuti, ammontavano qualche giorno fa a ben 24 milioni di euro. Tali ritardi dipendono, come ben noto, dalla difficile situazione delle finanze pubbliche del Paese. Parallelamente all'opera del risanamento finanziario, è stata attivata in questo triennio e poi portata a termine nel corso di quest'ultimo anno una complessa e impegnativa riforma di tutto l'assetto istituzionale e organizzativo dell'Ateneo, in ottemperanza anche a quanto dettato dalla cosiddetta legge Gelmini. Vorrei ricordare come sia stata ereditata una situazione organizzativa assai critica, caratterizzata da notevole frammentazione dei compiti, debolezza delle procedure e gravi lacune, fra cui in primis l'assenza di ruoli dirigenziali, oltre alla figura del direttore amministrativo, che con l'occasione ringrazio sentitamente per il costante e efficace impegno profuso in questi anni. Il riassetto ha comportato la redazione di un nuovo statuto, la carta costituzionale della nostra comunità, il varo di nuovi organi di governo, un nuovo senato accademico, un nuovo consiglio di amministrazione assai più snello, da 26 a 11 componenti, la soppressione delle vecchie facoltà e il trasferimento delle responsabilità riguardanti didattica, ricerca e trasferimento tecnologico in capo ai dipartimenti, strutture completamente diverse rispetto a quelle che eravamo abituati a conoscere. Un altro versante nel quale molta è stata la strada percorsa è quella della ristrutturazione organizzativa, che fra l'altro ha contemplato la costituzione delle nuove strutture dei presidi destinate a gestire i 7 plessi di Ateneo ed ha implicato molti spostamenti di personale tecnico e amministrativo e molteplici innovazioni procedurali e informatiche. Agli sforzi organizzativi appena ricordati si è unita la scelta coraggiosa e crediamo giusta di essere fra i primi atenei italiani a introdurre la cosiddetta contabilità economico-patrimoniale in sostituzione di quella finanziaria. Occorre ricordare che il clima interno è stato segnato in questi anni da una difficile vertenza sindacale, frutto anch'essa di errori del passato, che purtroppo questi errori hanno inciso ingiustamente sul nostro personale tecnico-amministrativo. Tale vertenza, lunga e complessa, è ora in fase di composizione fra le parti. Si tratta di un risultato importante che ha richiesto moltissima energia e senso di responsabilità. Sono certo che nei prossimi mesi verranno raggiunti importanti esiti anche con riferimento ad altre importanti questioni rappresentate dalla stipula del contratto degli EP e dalla vertenza con i collaboratori ed esperti linguistici. Tutte queste novità e situazioni, in concomitanza peraltro con l'applicazione di molteplici regolamenti interni previsti dalla legge Gelmini, la legge Gelmini ci ha obbligato a riscrivere tutto quanto praticamente, hanno provocato talvolta condizioni di criticità operativa. Sono stati anni vorticosi e difficili. Voglio cogliere questa occasione per evidenziare come anche le questioni più spinose siano state affrontate dai docenti e dal personale tecnico e amministrativo di questo Ateneo con spirito di servizio e impegno personale. È doveroso per me oggi ringraziare la nostra comunità del contributo offerto all'Ateneo in anni così complessi. Fondamentale e strettamente correlato al risanamento finanziario è stato l'impegno volto a recuperare l'immagine dell'Ateneo e a riconquistare quella fiducia che in ambito istituzionale e finanziario è fondamentale per stabilire relazioni affidabili e proficue. Come ci ricorda la scrittrice cilena Marcela Serrano, la sfida sta nel non perdere la fiducia nel mondo che ci circonda. Non dobbiamo farlo mai. La fiducia nelle organizzazioni come nella vita sociale non si ottiene con le dichiarazioni,
ma con gesti e atti concreti. Ecco perché sono stati determinanti gli esiti positivi raggiunti dal punto di vista finanziario e performance conseguite in termini di didattica e di ricerca, così come il contributo fornito da questo Ateneo a molteplici progetti istituzionali, locali e nazionali, nonché l'intenso lavoro svolto dall'amministrazione, malgrado le oggettive difficoltà e gli innumerevoli strascichi della situazione ereditata. Il cambiamento in oggetto è avvenuto anche perché, nelle sedi opportune, è stata dimostrata la vacuità di alcune iniziative che nel tempo erano state strumentalmente e inopinatamente attivate per colpire la reputazione di questa università. Il nostro Ateneo oggi non è più riferimento negativo dell'intero sistema universitario, o il cattivo esempio contro cui facilmente e inopinatamente scagliarsi localmente e a livello nazionale. Abbiamo recuperato prestigio e credibilità. Costituiscono un chiaro esempio a riguardo l'essere stati individuati come coordinatori per il Mediterraneo del progetto delle Nazioni Unite, denominato Sustainable Development Solutions Network, il ritorno assieme della Pontignano Conference, i progetti che stiamo seguendo per conto del Ministero dell'Università, che c'è molto vicino, ed anche a mia nomina componente del Board della International University Association e a Presidente della Fondazione CRUI. Tutte esplicite testimonianze della rinnovata fiducia che le istituzioni pongono nella nostra comunità. Il nuovo clima di credibilità discende anche dalla trasparenza e dalla cura delle relazioni con le istituzioni locali e regionali, improntate alla massima collaborazione. Colgo l'occasione per ringraziare la Regione Toscana per il supporto che in questi anni ha manifestato a favore del nostro Ateneo, attraverso l'operazione di acquisto delle scorte e il continuo sostegno alle attività di ricerca, didattica e trasferimento tecnologico, ai percorsi di internazionalizzazione e al settore biomedico. È auspicio comune che tale rapporto possa svilupparsi ulteriormente anche attraverso forme innovative. Un'area particolarmente promettente a tal proposito è rappresentata da quella sanitaria, nell'ambito della quale vi è una chiara volontà comune di promuovere anche attraverso nuove soluzioni la qualità della ricerca, della didattica e dell'assistenza. A proposito di innovazione, vorrei fare un breve riferimento all'esperienza che costituisce uno dei tratti più promettenti della vita culturale ed economica della nostra regione. Mi riferisco alla collaborazione con gli altri Atenei della Toscana, ad esempio sui temi del dottorato, dell'internazionalizzazione, dell'area biomedica e dei corsi per gli insegnanti, dalla quale discendono significativi vantaggi per tutti gli attori coinvolti, ed in primis gli studenti, la ricerca e il territorio di riferimento. Ringrazio pertanto il Rettore dell'Università di Firenze, il Rettore dell'Università di Pisa, il Rettore dell'Università per Stranieri di Siena e i rettori delle altre istituzioni universitarie toscane, per lo spirito di collaborazione e l'amicizia da loro mostrati nei confronti del nostro Ateneo in questi 3 anni. A proposito dell'Università per Stranieri, vorrei porgere un caloroso benvenuto alla nuova rettrice, con la quale ci siamo già proficuamente confrontati, nella certezza che anche con lei continuerà il positivo rapporto di collaborazione instaurato col suo predecessore, al quale esprimo a nome dell'intera comunità universitaria senese i più sinceri auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico istituzionale cui è stato recentemente chiamato. A proposito di collaborazione con le altre istituzioni senesi, l'Università di Siena è lieta di contribuire attivamente al progetto per promuovere la candidatura di Siena a capitale europea della cultura nel 2019. Siena, come ben noto, ha appena felicemente superato la prima non facile selezione e le speranze di ottenere la nomina, che sarebbe sicuramente un eccellente volano per lo sviluppo economico e culturale della nostra città, si rafforzano. Non resta che continuare a lavorare, senza trascurare alcun dettaglio. Come già accennato, dall'analisi dello specchio possono emergere elementi assai preziosi per definire i percorsi del futuro. Fra questi spiccano per importanza quelli che esprimono la qualità delle attività svolte. A tal proposito, il 2013 è stato un anno storico per il mondo universitario, in quanto, come a tutti noto, dopo un impegno che ha coinvolto migliaia di colleghi e l'analisi di 180.000 prodotti della ricerca scientifica, forse fuori dalle nostre mura non tutti sono consapevoli di questo, a luglio sono stati pubblicati gli esiti della valutazione qualitativa del sistema italiano della ricerca, cosiddetta VQR. Tale pubblicazione si presenta come un'impressionante salva di cifre, che non ne rende certo agevole la consultazione. Al di là dei particolari e dei tecnicismi, in estrema sintesi possiamo tranquillamente affermare che l'Università di Siena si piazza in ottima posizione
e che molti dipartimenti hanno ottenuto risultati di eccellenza, a conferma di quel livello di qualità della ricerca che da sempre costituisce il fiore all'occhiello del nostro Ateneo. Questa è la tabella di sintesi, secondo per esempio l'ANSA, che è uscita nel pomeriggio in cui furono presentati i risultati, dove dà un indicatore che esprime il miglioramento dell'Ateneo rispetto alla sua dimensione, e in questa tabella si risulta al primissimo posto. Dopo un'analisi di sistema così approfondita, sarebbe quanto mai auspicabile che l'indispensabile e ormai acquisita centralità della valutazione si traducesse in una esplicita premialità in termini di assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive legate alla qualità dei risultati conseguiti. Purtroppo la crisi della finanza pubblica incide anche su tali finanziamenti premiali, tanto che le università meno virtuose subiranno nel 2013 un taglio del 5% del finanziamento pubblico, e chi come il nostro Ateneo ha conseguito ottimi risultati avrà come riconoscimento, fra virgolette, una riduzione del 4,5%. Quindi la differenza fra virtuosi e non virtuosi è 0,5%. La strada verso la valorizzazione del merito individuato attraverso rigorosi strumenti di valutazione è comunque ormai imboccata e non si tornerà più indietro. Vorrei cogliere questa occasione per ricordare come l'Ateneo abbia fatto molto bene anche nell'ambito dell'indagine Censis, ogni anno pubblicata dal quotidiano La Repubblica. Con riferimento ai servizi forniti agli studenti, l'Ateneo ha infatti risultato primo fra i medi Atenei, ottenendo il risultato più alto in assoluto in Italia, mentre con riferimento alle aree didattiche, ben 5 sono risultati fra i primi 8 posti. Quelli appena ricordati sono risultati assai importanti, in quanto forniscono motivazione e attirano i migliori studenti e i migliori docenti. Non va dimenticato allo stesso tempo che il contesto nel quale oggi opera qualsiasi università è sempre più allargato e competitivo, con la presenza di nuovi attori e l'arrivo irruento di nuove tecnologie. Occorre dunque far sempre di più e meglio. A tal fine è indispensabile, specialmente in tempi così difficili per l'economia e la società del nostro Paese, che ciascuna università definisca la propria visione strategica ed esprima le proprie priorità e i propri sentieri di sviluppo. Ieri in CRUI il ministro Carrozza ci ricordava ancora una volta questo aspetto. Come più volte evidenziato, l'Università di Siena si vuole caratterizzare come un Ateneo generalista, a vocazione internazionale, focalizzato sulle aree qualitativamente più forti per la qualità della loro ricerca e per l'attrattività e la sostenibilità della loro offerta formativa. Un Ateneo che allo stesso tempo intende porre particolare attenzione ai temi dell'occupabilità, ai servizi agli studenti, alle questioni dello sviluppo sostenibile. Per irrobustire la direzione intrapresa, sarà indispensabile nei prossimi mesi cogliere l'occasione fornita da alcuni importanti appuntamenti istituzionali, rappresentati dalla programmazione triennale, dalla programmazione didattica e finalmente dalla programmazione dei ruoli. Tali direttrici, perché non restino vani auspici ma diventino concrete guide e comportamenti, devono articolarsi inoltre in concrete progettualità interne. Per questa ragione, nel corso del 2013 sono stati attivati alcuni progetti di Ateneo utili a rendere quanto più chiara possibile la direzione verso cui intende muoversi la nostra università. Per supportare la centralità degli studenti è stato promosso in particolare il progetto Siena Welcome, che ha l'obiettivo di implementare, di concerto con i principali attori istituzionali senesi, il concetto di cittadinanza studentesca. A proposito di servizio allo studente, vorrei ricordare il prezioso ruolo svolto dalla Regione Toscana attraverso l'azienda regionale per il diritto allo studio. Stiamo notando, peraltro, in questi ultimi tempi una particolare efficacia e innovatività delle iniziative proposte dall'azienda, che ci fanno ben sperare per il perseguimento dei nostri obiettivi. I dati relativi alle iscrizioni e matricole per l'anno accademico 2013-2014 ci confortano. In un quadro nazionale estremamente problematico, che per effetto della crisi economica generale ha visto una diminuzione complessiva degli iscritti alle università italiane, il nostro Ateneo tiene assai bene. Il dato è fondamentale, anche perché l'Università di Siena registra una delle percentuali più alte del Paese per numero di iscritti fuori regione. Per questo motivo dobbiamo porre particolare attenzione alla qualità della nostra offerta formativa, fattore essenziale per convincere i giovani a percorrere centinaia di chilometri per venire a studiare qui a Siena. Nell'attrattività dell'Ateneo gioca un ruolo non secondario anche il fatto che Siena
sia una delle 10 più belle città al mondo, almeno secondo Condé Nast Traveler, e che la qualità della vita della nostra città risulti sempre ai vertici delle classifiche sull'argomento. Non dobbiamo però dare tutto per scontato, dobbiamo lottare e impegnarci tutti, insieme alle altre istituzioni, per mantenere questi standard e questa attrattività. Riflettere sulla condizione studentesca significa anche affrontare il problema degli sbocchi professionali. In un contesto nazionale e internazionale, come tutti sappiamo, terribile, che vede le cifre della disoccupazione giovanile avviarsi verso un impressionante 50%. Siamo davanti a una situazione gravissima, che ci deve interessare non solo come comunità universitaria, ma anche come cittadini. Ricordiamo che i livelli di disoccupazione giovanile adulta sono giunti a un punto tale da minare la coesione sociale e persino la fiducia dei cittadini in una delle conquiste più elevate della storia del nostro continente, come la creazione dell'Unione Europea. Si tratta di un tema di fronte al quale le università possono svolgere un ruolo importante. Per queste ragioni il nostro Ateneo, nella sua offerta formativa, si sta intensamente impegnando nella promozione di nuova imprenditorialità, nella trasmissione delle competenze maggiormente connesse alle esigenze del mondo del lavoro, nell'organizzazione di occasioni di confronto con gli operatori economici. È ovvio che le università non devono cambiare mestiere, non sono e non devono assumere le funzioni di centri per l'impiego. Svolgere buona ricerca di base e buona didattica è il fulcro della nostra missione e questo deve rimanere. Ciò non deve però far trascurare la responsabilità che abbiamo nei confronti della società e dei giovani. Per questo motivo abbiamo attivato un'iniziativa di Ateneo nella quale crediamo molto, denominata Siena Open, un progetto di formazione e orientamento integrato per sostenere gli studenti nel percorso verso il lavoro. Per la stessa ragione intendiamo sfruttare tutte le opportunità che il progetto europeo Youth Guarantee, la cosiddetta garanzia giovani, e il recente decreto istruzione offrono anche agli Atenei per ridurre la distanza fra università e mondo del lavoro. Lo sappiamo che non è un percorso facile, perché le imprese italiane sono di dimensione troppo piccola, ci sono troppe rigidità nella regolamentazione universitaria, mancano incentivi istituzionali alle attività di relazione con l'impresa. Per fortuna i risultati sono confortanti in termini di opportunità per gli studenti, start-up e spin-off. Il trasferimento tecnologico è ormai comunemente riconosciuto come una delle funzioni istituzionali del nostro Ateneo. Oltre a quelle appena ricordate, ovvero centralità degli studenti e attenzione all'occupabilità, le altre due priorità dell'Ateneo sono quella dell'internazionalizzazione e dell'attenzione allo sviluppo sostenibile. Molteplici programmi di dottorato di ricerca sono ormai offerti in inglese. Le lauree magistrali interamente in inglese sono già 6 e altre sono in corso di definizione proprio in queste settimane. Con riferimento al tema dello sviluppo sostenibile, ho già accennato al progetto dell'ONU da noi coordinato con riferimento al Mediterraneo. Sviluppo sostenibile non è semplicemente un'espressione vuota di quelle che vanno di moda. Implicando la capacità di trovare un equilibrio fra le nostre attuali esigenze e il diritto delle prossime generazioni a far fronte alle proprie, lo sviluppo sostenibile è invece il nostro futuro. Si tratta di un tema per noi importante non solo per la coerenza con le nostre competenze e la nostra tradizione di studio e di ricerca, ma anche per le caratteristiche del nostro contesto. La Toscana e Siena sono considerate infatti in tutto il mondo come luoghi particolarmente vocati ai temi della sostenibilità ambientale e sociale. Il fatto che la provincia di Siena costituisca la più grande area europea ad aver conseguito un bilancio zero nell'emissione di anidride carbonica, fatto festeggiato proprio lunedì scorso con la presenza del Ministro dell'Ambiente, lo testimonia in maniera diretta. Andiamo a chiudere. In estrema sintesi, riprendendo la metafora dello specchio con cui ho iniziato questo intervento, è vero che John Osborne raccomandava di non credere mai né agli specchi né ai giornali. Ma è anche vero che guardarsi allo specchio è un esercizio salutare, che in primo luogo richiede una coscienza in pace con se stessa. Come diceva Luigi Pirandello, nulla ferisce una coscienza non tranquilla più di uno specchio. Noi, la nostra comunità, abbiamo la consapevolezza di aver operato con onestà e determinazione e al meglio delle nostre possibilità. Quindi possiamo tranquillamente analizzarci allo specchio
Il bilancio di questi 3 anni, molto impegnativi, che hanno visto uno sforzo e un impegno commovente da parte di tutte le componenti della nostra comunità, segnala che la situazione finanziaria del nostro Ateneo risulta oggi simile a quella di molte altre università. Ricordando la situazione iniziale, il baratro dal quale siamo partiti, penso che lo specchio rimandi un'immagine confortante. Come le altre università, anche la nostra deve affrontare con decisione una nuova fase, che non sarà facile. Questa nuova fase riguarda tutto il sistema universitario. In primo luogo non sarà facile perché anche se venissero individuate nuove risorse finanziarie per il sistema universitario, esse non saranno mai, mai tali da consentire di tornare alle condizioni operative preesistenti. Questo è sicuro. Inoltre perché il contesto generale è in grande mutazione, con l'affermazione di nuovi modi di produzione, consumo e comunicazione e di nuove metodologie di apprendimento. Tutto questo esige un forte cambiamento nei modi tradizionali di concepire e attuare le attività istituzionali degli Atenei e richiede ancor prima l'individuazione di una chiara direzione di marcia che per il nostro Ateneo non potrà che sostanziarsi, l'abbiamo appena evidenziato, nella focalizzazione sui temi di ricerca e didattici maggiormente attrattivi e sul riconoscimento del merito, nonché nel porre attenzione ai temi della internazionalizzazione, della occupabilità, dei servizi agli studenti e dello sviluppo sostenibile. Soltanto avendo chiare le direzioni da seguire potremo affrontare efficacemente lo scenario che si sta delineando per le università in Italia e all'estero. Ecco perché occorre sfruttare qualsiasi occasione utile a ribadire il percorso intrapreso e a declinarlo in termini operativi. Anche l'inaugurazione dell'anno accademico costituisce un momento propizio per evidenziare nei fatti la direzione che l'Ateneo intende seguire. Per tale ragione quest'anno abbiamo voluto valorizzare l'attenzione che da sempre questa terra e questo Ateneo dedicano ai temi della sostenibilità sociale, ricordando nel volume distribuito a corredo della cerimonia la storia di Angela Collarini, docente di questa università, che avendo vinto il concorso per l'insegnamento nel 1786, costituisce probabilmente il primo caso in Europa di una donna selezionata per insegnare in una scuola pubblica. Ed ecco perché all'interno della nostra cerimonia abbiamo chiesto di effettuare un intervento a un giovane imprenditore che ha realizzato un'applicazione ad altissimo contenuto di conoscenza e tecnologia. Il fatto poi che il nostro innovatore sia stato uno studente dell'Università di Siena che ha tratto giovamento dalle relazioni con i nostri laboratori scientifici ci inorgoglisce ulteriormente e ci consente di fornire anche un piccolo messaggio di speranza per una città e un paese che stanno vivendo momenti difficili. La soluzione operativa che verrà oggi presentata e che sta ricevendo apprezzamento in tutto il mondo costituisce un chiaro esempio del contributo che l'innovazione tecnologica può portare per fronteggiare temi assai rilevanti per la salute delle persone e per fornire lavoro altamente qualificato e gratificante. Non basta infatti che i giovani trovino un lavoro qualsiasi. Devono esprimere le loro potenzialità nei settori di loro competenza, devono amare il proprio lavoro e operare in un ambiente che favorisca le loro inclinazioni. Già perché, come ci ricorda Primo Levi, l'amare il proprio lavoro costituisce la migliore approssimazione concreta della felicità sulla Terra. Il nostro paese e la nostra città sono piene di energie e di potenzialità inespresse. Il patrimonio scientifico, culturale e sociale che caratterizza l'Italia può costituire la base per nuovi modelli di sviluppo, in grado di rimpiazzare meccanismi di crescita che purtroppo ci hanno lasciato eredità difficili da gestire. Come ricordava il maestro Abbado, senatore Abbado, pochi giorni fa, dando valore alla cultura, il nostro Paese può guardare con maggior fiducia al futuro. L'istruzione è il grande motore dello sviluppo personale. Non ciò che ci viene dato, ma la capacità di valorizzare al meglio ciò che abbiamo e ciò che distingue una persona dall'altra. Permettetemi di rendere omaggio con queste sue parole alla grande figura di Nelson Mandela, scomparso nei giorni scorsi. Occorre credere nelle soluzioni che le nuove tecnologie, le nuove forme di comunicazione e di organizzazione sociale possono fornire per affrontare le questioni economiche, sociali e ambientali. Occorre credere nel ruolo dell'università pubblica che si sta impegnando e si impegnerà su questi temi. Come dimostra il caso che verrà fra poco presentato,
Dalla ricerca è possibile trarre non solo soluzioni per la vita e il benessere dei cittadini, ma anche preziose opportunità di crescita professionale e di occupazione per i nostri giovani. Mandela sempre ci ricorda, a tal proposito, che Ubuntu, il pensiero africano basato sulla realtà e la reciprocità, non significa che le persone non si debbano dedicare a se stesse. Occorre farlo, aiutando però al contempo a migliorare la comunità stessa in cui le persone vivono. Nella certezza che vogliate condividere con me questo auspicio e questo segnale di fiducia, dichiaro aperto il 773° anno accademico dell'Università di Siena.